è il Signore. Questa chiara proclamazione di fede risuona come segno della nostra unità, dell'incontro con la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Vangelo senza confini, il tema scelto per celebrare la veglia di preghiera per le missioni. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e il Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con Assunta la presidente dell'associazione Amici di Vangelo di Altimalla, purtroppo tragicamente ha perso il figlio in un incidente motociclistico e da allora è nato un nuovo sguardo nei confronti della vita e anche della partita di questa sofferenza. No? La sofferenza trasforma quando poi è affrontata con dignità e con responsabilità. E noi ci siamo incontrati con la sua famiglia, con i suoi fratelli. Venerdì sera c'è una cena di beneficenza nel ristorante dei fratelli e delle Vanda. È nata una collaborazione, guardiamo nella stessa direzione. È stata pure a Medjugorje nello scorso mese di agosto. E parlando e incrociando i nostri sguardi verso la vita, che cosa è successo? Che abbiamo pensato di realizzare a partire da questa esperienza dolorosa della partita di Marcello, opera per la vita. Dalla morte di Marcello vogliamo realizzare opera per la vita, anche grazie alla collaborazione, alla sensibilità e alla solidarietà di tanti giovani, in questo caso di Altimalla. Per cui una delle opere per la vita che stiamo pensando di realizzare è un corso che dedicheremo a Marcello, oltre alle altre opere che fra poco. Adesso passiamo la voce a Roberto poi è uno dei protagonisti di questa vicenda. Ciao a tutti, mi chiamo Roberto, sono papà di due figli, Aron di 13 anni e Manuela di 7 anni. Sono geometra come 12 anni prima che diventasse sacerdote. Fino a 35 anni la mia vita è stata una vita di tutti quanti, ecco, una bella vita. Poi viaggio a Medjugorje, Medjugorje qui ha cambiato la mia vita, ma la Madonna ha cambiato la mia vita. In questi 15 anni di conversione, insieme con la famiglia, poi 5 anni fa incontro padre Giambattista del Benin. Lui è venuto in Italia per fare un dottorato a Roma e nasce l'amicizia qui a Montevergine. E ci frequentiamo per un anno e ecco mi parla della povertà, estrema povertà del suo popolo, e come il padre Evans mi ha raccontato. Poi insieme con padre Giambattista e don Gianluca andiamo a Medjugorje e qui la Madonna ecco, fa altri progetti, ci mette insieme, ecco, ci da un'amicizia speciale, straordinaria. Parliamo di Benin, è uno dei paesi poveri dell'Africa, dove il 50% della popolazione ha difficoltà a reperire l'acqua, dove non c'è istruzione, dove non c'è l'ambiente sanitario. E l'anno scorso abbiamo realizzato un ospedale con i benefattori della diocesi di Avellino. Abbiamo realizzato 4 pozzi, di cui uno è stato donato poi da una coppia di sposi, l'altro è stato donato dalla parrocchia di Sturno, l'altro dalla parrocchia di Calabrinto, vicino San Gerardo. Ecco, quindi la provvidenza si è mossa in mezzo a noi, dal niente si è creato questa, diciamo, questa aiuto ai più deboli, ai più poveri, quindi ringraziamo il Signore, sempre quello che ci muove sempre il Vangelo, sempre il Signore, sempre la Madonna. La nostra vita ha un senso se aiutiamo gli altri. Non possiamo amare Dio se non amiamo il nostro fratello. Quando un prete buono vuole aiutare, vuole fare opera di carità.
potete ringraziare lui, perché lui